Hey, somebody better put your bag into your place. Straordinaria. In questo caso poi se fischia il rigore credo che debba anche dare il cartellino rosso da proteste juventine che abbiamo sentito anche da Marchisio nell'intervista a fine primo tempo. Certamente tra i due rigori il più netto, solare oserei dire, nonostante i giochi notturna, è il primo. Ora pensiamo ancora che può dare qualche discussione, però ecco, se poi fischi questo rigore devi comunque poi estrarre il cartellino rosso perché è una chiara occasione da rete. Ora con Giampaolo Salmone, ringraziando Stefano Cardinali per il coordinamento, vediamo il calcio di rigore imparabile anche per Andanovic. Morata torna a segnare, si attendeva molto questa partita per rilanciare questo bomber che negli ultimi tempi aveva fatto fatica, aveva sofferto molto, è un gol importante, così come sottolineato. Insomma Moro, un gol importante quello della Juve, come dicono dallo studio della Rai, però il rigore c'è o non c'è? Questa è già la prima polemica. Sicuramente c'era, come dicevano, il rigore prima, quello sul colpo di mano di Medel. Anche però quello di Cuadrado, io così tacchetto lo vedo come calcio di rigore. Addirittura si parla anche di espulsione invece che ammonizione. Quello beh, mi sembra eccessivo perché non è quel fallo, diciamo, da dietro, comunque molto intenzionale da parte del giocatore. Cercava, ecco, di bloccarlo. Il Cuadrado dribbla molto bene sullo stretto e finisce per terra. Quindi secondo me l'ammonizione andava bene, il rigore è battuto molto bene, con freddezza, ecco, diciamo dai, il vantaggio per la Juve è meritato, anche alla luce di questi due episodi. Te Federico invece che ne pensi? No, io sto rivedendo le immagini, sinceramente il primo rigore assolutamente inesistente, il primo rigore è fallo netto di Medel, braccio completamente non visto da un tagliavento, che è assurdo non vedere una cosa del genere. Per quello che riguarda il secondo invece credo che sia inesistente il fallo di Murillo, non riesco a capire per quale motivo sia stato fischiato, forse per rifarsi del rigore precedente. Beh, è una teoria, no, in genere molto utilizzata questa del rifarsi degli errori precedenti, però poi lo vedremo sicuramente molto meglio la moviola, vedo ecco come Cuadrado sposti il pallone e poi venga comunque preso dalle gambe di Murillo, comunque basta poco, basta un leggero contatto e quando sei in velocità comunque cadi per terra. Io ci ripeto gli estremi del rigore, sì. Sì, sicuramente calcio di rigore netto il primo, come dicevo, e il secondo molto molto generoso perché appunto Cuadrado si tuffa, arriva Murillo, a quel punto tiri fuori anche il cartellino rosso per Murillo. Sarebbe stato davvero troppo. Forse, come dici tu, se vuole essere una cosa di riparazione, ecco, il rosso sarebbe stato davvero troppo. No, il rosso sarebbe stato davvero troppo. Anche io... sì, ci poteva essere, però... Ma sai, a volte un arbitro non sai cosa gli passa per la testa. Secondo me più che altro è il fatto, come dicevamo, che lui si è sentito un po' in colpa di non aver dato un calcio di rigore così netto col fallo di Medel di mano in area e poi subito dopo ha deciso di assegnare un calcio di rigore che secondo me è inesistente, appunto per un Cuadrado che appena è stato toccato si è tuffato in aria. Quello sarebbe stato un fallo da espulsione di Medel e poi dopo quel fallo di Murillo un'ammonizione per simulazione su Cuadrado. Secondo me questa è una chiave di lettura personale, però potrei dire che comunque la stanno pensando così in tanti. Infatti già sui social
si spopola il fatto dei commenti, delle polemiche, e si urla già al Tagliavento contro Tagliavento, un arbitraggio a dir poco scandaloso. Poi per carità, ognuno dice la sua, no Moro? Sì, aspettiamo, sì, esattamente, anche di sapere cosa ne penserà il nostro Alberto Polinori, che sarà ospite più tardi qua a Club de Football, ore 21:47. Attendiamo con ansia anche l'inizio di questo secondo tempo, tra un caffettino e magari un dopo cena aspettiamo anche questa semifinale di andata Juventus-Inter. Ricordiamo che poi le altre partite sono state giocate, anzi l'altra partita è stata giocata ieri per chi si fosse collegato solo ora, Alessandria-Milan 1-0 per i rossoneri con il gol di Balotelli sul calcio di rigore. Andiamo a vedere anche quelli che saranno gli appuntamenti della Team Cup, perché le semifinali di ritorno si giocheranno a marzo, caro Moro. Quindi andiamo a vedere anche il calendario, proprio perché il martedì 1 marzo ci sarà Milan-Alessandria e invece poi Inter-Juventus mercoledì 2 marzo. Questi sono i due appuntamenti da non perdere. Poi per quello che sarà la finale, ricordiamo che sarà a Roma per la precisione, caro Moro. Esatto. Andiamo anche a vedere il giorno della finale di Team Cup, di questa Team Cup che ha regalato già molte emozioni, soprattutto per la questione dell'Alessandria, questa bellissima favola che continua ad andare avanti in Coppa Italia e comunque ha fatto anche un buonissimo calciomercato, perché parleremo anche di calciomercato più avanti. Tante sono le trattative, tra cui abbiamo per esempio una su tutte, l'arrivo di Esharawi alla Roma, e poi dobbiamo sentire da Moro cosa ne pensa. L'Inter, Sueder, Lavezzi, la Juventus che ha preso Mandragora, questo giocatore fortissimo. Scusate, stavo rivedendo anche già Allegri che ritorna sulla panchina, è già tutto pronto. E allora andiamo a sentire andiamo a sentire un po' del secondo tempo, ecco, di questo Team Cup. Scusate, semifinale di andata Juventus contro Inter. Esattamente. Ci sentiamo un po' di partita e poi ritorniamo appunto qui in diretta nello studio di Radio Roma Futura. Cosa ci consegniamo, ci sparano? Quando è uscita la cabina, mi hanno posto di fare delle foto decisamente porno. Ma dei 19 anni avevo anche i capelli. Ma lì sempre i capelli col porno. Non ci avevo solo i capelli. Che c'aveva? Ma se tiri sulle mutande, ma lei sta messo così? Serie A e Team presentano la Team Cup. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo di Juventus-Inter. Il primo si è concluso sul punteggio di 1-0 per la squadra bianconera. Decide finora il calcio di rigore segnato da Alvaro Morata. È cominciato il secondo tempo. Non ci sono sostituzioni, dunque le stesse squadre che hanno iniziato questa gara si daranno battaglia anche nella ripresa. Il lancio di Medel va a cercare Jovetic. C'è Caceres, poi Pogba indietro per Neto. Bonucci. Quadrado, subito l'attacca Nagatomo, va giù Quadrado, arriva il calcio di punizione in favore della Juventus. Juventus che prova subito con l'alleggerimento al portiere, fa ripartire l'azione sempre con i due difensori. Molto bene Quadrado a fare finta di andare in profondità, contro movimento e venire a giocare sul corpo. Il coordinamento giornalistico è di Paolo Arcaro, il produttore esecutivo Isabella Piemontese, la regia Italia di Antonella Rossi, a bordo campo Aurelio Capaldi e Luca De Capitani. Aurelio per la Juventus. Non ha cambiato nulla Allegri, che adesso ha fatto i complimenti a Quadrado per l'iniziativa. Mancini ha caricato i suoi e ha mandato a scaldarsi Juan Jesus, Icardi e Brozovic. E vedremo se ci saranno sostituzioni nel corso di questo secondo tempo, come facilmente immaginabile. Vedremo se Roberto Mancini deciderà di giocarsi la carta Mauro Icardi. Chiellini, Bonucci, va in profondità Pogba, lo vede Bonucci, lancia per Pogba, appena è uscito Handanovic bloccando appunto questa iniziativa di Bonucci. Buono questo lancio dalle retrovie per Pogba, era fatto con i tempi giusti, ma
bene la Juve, una squadra compatta che copre comunque molto bene ogni porzione di campo. Medella, il colpo di testa di Caceres, poi Bonucci mette fuori volontariamente, problema a un occhio per Leonardo Bonucci. Va a soccorrerlo Jovetic, questo sportivo, il fair play da parte di Stefan Jovetic. Ne approfitta Roberto Mancini per dare indicazione ai propri giocatori. Tutto ok, dice Bonucci. Giocatore importante Bonucci, quello che chiede una solida fase difensiva, anche di iniziare le azioni grazie alle sue buone qualità proprio da regista. Infatti cerca spesso la verticalizzazione, come è successo in questo inizio di primo tempo, non ha fatto bene spesso anche nei primi 45 minuti di gioco. Lancio di Chiellini verso Morata che arpiona il pallone, lo mette giù, attaccato immediatamente da Miranda, è un duello che abbiamo visto spesso nel corso del primo tempo. Marchisio per Evra, Marchisio, Bonucci, vorrebbe palla a Cuadrado che converge verso il centro, poi si ferma e allora Bonucci va a cercare Mandžukić che prova a prolungare, fermato ancora da Miranda. Bonucci, Marchisio, il lancio di nuovo verso Cuadrado, lo attacca Nagatomo, indietro su Caceres. Riflette adesso la Juventus con calma, Bonucci, Cuadrado, c'è un po' di spazio per il colombiano, lo attacca di nuovo Nagatomo, sempre Cuadrado con la punta del piede, l'1-2 riesce con Pogba, Cuadrado, intervento in scivolata di Nagatomo che non ha perso il contatto con l'avversario e poi D'Ambrogio dalla parte opposta cerca di mettere in movimento Biabiani, non ci riesce per l'opposizione di Chiellini, attacca la Juventus, Asamoah sul fondo, inseguito da Miranda, riesce il cross, uscita di Handanovic che blocca. Juve è calzato proprio baricentro d'azione, la costruzione degli attacchi viene spostata dal centro del campo alle fasce laterali con nuove soluzioni ricercate che svolgono soprattutto gli attaccanti. Leggerezza difensiva da Chiellini per Mandžukić, Cuadrado, ribattuta la conclusione da Murillo, ha sbagliato ancora una volta con il pallone in uscita all'Inter, ne ha approfittato di nuovo la Juventus come era già capitato nel primo tempo facendo infuriare in quell'occasione Roberto Mancini. Bonucci, adesso Inter tutta dietro, tra la linea della palla, vediamo lo stesso Jovic, non va più in pressione, lasciano giocare i tre centrali che non guadagnano campo, la Juve alleggerisce adesso la pressione, vorrà tale da trovare poi magari Barchi successivamente su una giocata da parte dei centrocampisti. Bonucci, Cuadrado, indietro verso Caceres, prova a ridurre le distanze di Aic, poi c'è Jovic in pressing su Bonucci che tocca verso Chiellini. Il lancio per il movimento di Morata, pallone che riesce ad arpionare ancora Morata, poi il contatto irregolare con Miranda, lascia correre l'arbitro concedendo il vantaggio, c'è un'intesa adesso tra Morata e Miranda, ha ricevuto un colpo involontario Morata. Felipe Melo nello spazio per gli Aic, D'Ambrosio viene incontro Medella, ancora D'Ambrosio inseguito da Asamoah, raddoppiato da Evra, costretto a tornare indietro Biabiani, Diaic, si allarga Nagatomo, si allarga anche con doppia, eccolo Nagatomo, lo attacca subito Cuadrado con doppia. Ma difende molto bene la Juve soprattutto sulle scalate laterali, benissimo gli esterni, da una parte sembra che Cuadrado, il cross di Nagatomo dalla parte opposta, colpo di testa di Asamoah e pallone in calcio d'angolo proprio sotto al settore occupato dai tifosi dell'Inter, va dalla bandierina Diaic. Buono ripiegamento anche da parte del mezzale, soprattutto a sinistra, lavora molto bene a Samoa, la doppia di marcatura su Evra, da chiudere anche sul secondo palo su tre versioni dalla corsia opposta. Cross di Aic sul primo palo, ancora una volta Marchisio attento, restano a terra due giocatori, uno è Chiellini, dopo il contrasto con Felipe Melo, continua ad attaccare l'Inter, mentre arriva l'arbitro Tagliavento che ferma il gioco, protestano i giocatori neroazzurri sostenendo che avrebbero dovuto continuare a giocare, di parere diverso Tagliavento che alza la voce nei confronti di Medel, continuano a discutere il capitano dell'Inter e l'arbitro, è rimasto giù Chiellini, rivediamo che cosa è successo. Questo è il contatto con Felipe Melo, da questa inquadratura non riusciamo a vedere esattamente l'entità del contatto tra Giorgio Chiellini e Felipe Melo, Chiellini che poi si sta per rialzare, arriva anche lo staff medico della Juventus.